Buonasera, 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 benvenuti ad Affari Tuoi. Regali, regali di tutti. Guardate! E anche quelli che si beccano i regali sono qua. Guardate, il maestro Nigro, il professor Matijašić e anche Adriana. E Adriana del Veneto, che non gioca, ma insomma, deve lavorare per guadagnarsi il regalo. Allora, il signor Stefano Settin, da Bovolone, Verona, ha mandato questi meravigliosi oggetti in ferro. Grazie, grazie Guido. Allora, uno sono una chiocciola e per la mamma. Sarà mamma mia? Mamma, grazie, grazie da parte di mamma. Una per il maestro Nigro. E dopo scegliamo, se la prende, il maestro subito la prende. Poi una è per il Matijašić, la più grande, che è questa, professore, questa, la più grande per il professor Matijašić. Poi una c'è per il Veneto, per Atto, che tradurrà un brano dal dialetto che ci ha mandato sempre il signor Stefano, almeno l'inizio perché sono 200 righe. Prego, Adriana. Si intitola La corte, le arte, il fil de fer. Fino agli anni 50, per la corte era di tutto, proprio di tutto, ma se ti cercavi un ciodo dritto, una pinza e un cacciavide, non era verso decatarlo. Ecco. Fino agli anni 50, per la corte c'era di tutto, proprio di tutto, ma se cercavi un chiodo dritto, una pinza e un cacciavite, non c'era verso di trovarlo. Ma neanche le signorine, buonasera! Abbiamo scoperto l'annunciatrice. Allora, poi c'è rapidissimo. Un trattore giustamente per il conducente, il trattore per me per il conducente e una bellissima rana. Pa, dottoressa, grazie al signor Stefano Settin. Rimanete con me, c'è la scheda di chi gioca stasera. Valentina, vediamo, ingegnere meccanico con mille passioni, è allenatrice di nuoto e scrive canzoni pure, balla pure il tango argentino, sa far tutto, è una ragazza, è un ragazzo, lo scopriamo adesso. Dopo il tango argentino, una così, punta dritto al bottino, mi gioca stasera. Sera la Toscana, Giulia, 27 è il cognome, i pacchi sono sempre 20, Affari Tuoi, a dopo! Buonasera, benvenuti a Affari Tuoi, la busta, mi sono dimenticato di aprirla, l'apro adesso, su Rai 1, non ci credete, gioca la Toscana, eccola qua! Sei pronta? Buon viaggio in bocca al lupo, viva il lupo, vinca il lupo! Un po' di cipria qua, un tocco qui e là. Allora, siamo il 16, la mia amica delle Marche, Martina. Buonasera a tutti, ciao Flavio. Martina, autrice di un'anteprima su Facebook meravigliosa. No! No! E ti abbiamo visto suonare con le mani dietro al contrario. Non è che ci puoi chiedere sti soldi per suonare. Te facciamo suonare più? Buono. Tesoro, che già ci sta gufando? Controgufiamo, salutiamola adesso. Uno, due, tre. Buonasera. Buonasera. No, niente. Spazzolo pure il telefono. Guardi che non glielo porto su quello della signora Monica Quaglia che le ha regalato, eh? Dopo c'è anche il regalo per lei, la ranocchia del signor Stefano. È lei, la rana dalla bocca larga con i dentoni grandi. Grazie Mario. Ma che ride. No tesoro, su dai. Se può fare così. Tu nella vita sei ingegnere meccanico e poi sei una grandissima nuotatrice. Sì. Insegni anche. Insegno adesso, sì. Che stili, tutti? Tutti gli stili, sì. Pure rana? Come la rana di ferro? Pure rana. Io ti dico Graziella di Tosca. Ripartiamo. Cambiamo canzone, salutiamo Raffaella Carrà. Ripartiamo. Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano, invece resterò. Allora, il 15, il Piemonte. Caterina da Torino. Buonasera a tutti. Pensiamo ciao, positivo, penso positivo, pensiamo positivo con Caterina. Sorriso, lo vedi? Caterina, mia bella Caterina. E ripartiamo subito, grazie Caterina. Allora, grande o piccino, Adele, 7 anni. Scrive da Prato, siamo in Toscana. Vi mando questo colmo perché le coccinelle portano fortuna. Serata di coccinelle di rane stasera, le coccinelle di Stefano, queste coccinelle di cui ci parla Adele, il colmo per una coccinella. Maestro Nigro, andare dal dottore e farsi dare una pomata per i punti neri. Grazie Adele! Grazie. Grazie Adele! Allora, ripartiamo, le coccinelle portano fortuna. Ripartiamo! Coccinelle, rane, ranocchie.
17, Marco, la Sicilia. Ah, è vero, c'è pure la posizione del rospo. Buonasera a tutti, ciao Flavio. C'è la posizione del rospo che hanno usato le ragazze che hanno giocato in queste serate. Marco, il veterinario. Rospetto, funziona la posizione del rospo. Firenze. Meravigliosa. Si vede casa tua? No. Scusate, non è per fare polemica. No, ma io abito lì su quel cupolone. No, no, no. Io non voglio fare polemica sul fatto che non si vede la casa dei concorrenti. Ma si capisce da questa foto che il maestro Passerini è di Firenze. Le altre foto so così. So così dei franco... Firenze, tutta, a portata della città. È una ripresa di Firenze dal vivo. Non dice niente Passerini da lì. Ah, sta ridendo. In compenso si vede casa di Passerini, si è messo una foto di casa sua, i bambini che salutano. A dopo, ripartiamo! Brava, mi piace come reagisci. E se blu è pure special. Non si può, non weekend, sbattimento. È fine settimana, yes weekend. Presto, presto, prendi i soldi. Allora, l'11, la Sardegna, Giovanni. Buonasera Giovanni. Buonasera a tutti, buonasera Fabio. Mister Parapendio, guarda quello magro così, vola via, lo ritrovano in Sicilia. Dalla Sardegna, un euro, è special, è special, special. Entriamo nel vivo, li saluto tutti, il maestro Nigro, il professor Mattiacic, l'avvocato Barbara D'Agostino della Consumatori della Cino Taio Ioli. Servono anche i giudizi, le valutazioni. Professore, in parte fotocopia dell'altra sera. Non in parte, quasi del tutto. A parte il di mezzo. L'unica differenza è il di mezza e invece qui li abbiamo proprio tolti di mezzo. Però per il resto è uguale, un inizio sballato. Corretto da tre pacchi blu. Probabilità di un inizio del genere comunque bassa. Singola partita circa di 1 su 10. Due pareti consecutive, 1 su 100. Prova a indossarla, sei bellissima. Non è proprio in tinta, però cioè, tu sei molto mare, molto sirena. Arriva questo tocco di palline, di pua che ama la nostra Susanna Monacelli, la nostra super costumista, insieme a piccola Peggy. Allora, colpi precisi, pronta. Sono pronta. Non ti puoi aiutare con le mani, no? 3, 2, 1, andiamo! Vai! Mi raccomando, il piccolo è l'ultimo, il piccolo è l'ultimo! Quello rosso piccolo! Bravissima, il piccolo rosso è l'ultimo! Lo vedi che ci sei! Lo vedi che lo sai fare! Non ti smarrire! Non ti far girare la testa! Con calma! Bravissima! Alessia ha solo aperto la strada, ma Giulia la stabiliva, bravissima! Cattiveria, cattiveria, un po' di cattiveria agonistica. Vai nuotatrice, vai. Andiamo. 20 secondi ce la possiamo fare. Dondoliamo, dondoliamo. Rush finale, rush finale. Il rosso piccolo per ultimo. Andiamo che ce la facciamo, 10 secondi, dai. Dai, cattiva, cattiva, l'ultimo. Bravissima! Ti leggi? Diciamolo a casa, sta bene, sta bene, sta bene. Mamma. Con calma, con calma, con calma. Rassicuriamo a casa, stai bene, sei sposata, fidanzata? No. Vabbè, comunque, la famiglia, cioè, sta bene, respira, quante sono? Anche per 4. Te? 4, 4, ha fatto strike! 3.000 euro! Respiro. Ah, li tengo io. Beviamo, beviamo. Cos'è questo bellissimo monino? Ah, no, era una lana e l'ho levata per fare il suo gioco. Per fare il gioco? Sì. Va bene, è bellissima. Grazie. Quella. Accidenti. Si vede là, facciamo un'idea di pezzo. Cos'è un cuore? Sì. Una freccia, una lancia. Cuore. Accidenti. Ripartiamo piano piano quando vuoi. Maestro, un brano slow, uno slow, slowly, slowly, perché la ragazza è giovane, ma. Sei bradicardica, vero? Perché sì. Mi hanno detto lo sport. Ma in questo momento immagino che il che cuore. È l'ansia, è certo, della prestazione sportiva. Aia. Partiamo piano piano, ripartiamo, grazie Mario. Io andrei sul 9 l'Umbria Lucrezia. Ah, buonasera a tutti. La mia meravigliosa veterana da lama, 50 euro. Una lama sottile, 50 euro. Buon viaggio, chissà per
Concentriamoci, perché ridendo, scherzando, vincendo i 3.000, siamo a 4 blu di seguito. Lo so che è molto difficile, il professore ci può anche dire che fare 6 blu di seguito capita una volta ogni... 6 blu di seguito più o meno... Faccio un conto, perché faccio un conto rapido. L'aspettiamo. Oh, una volta non c'ha la risposta, pronto, applauso! Questo non succedeva da 2574 puntate! Ma non di questo gioco, di un altro! Bellissimo, professore! Anche lei ha le sue statistiche! No, ti sto dicendo, perché siamo al quarto blu, con altri due, lo sai che succede? Sì, allora chiedevo al professore, mentre tu intanto ricopri il fiato... Ma visto che abbiamo levato 500.000, bisogna un pochino... È bravissima, io per quello tifo ancora di più per te del solito. Ragù, non ruba, ma no, ma sempre il naso alla dottoressa, ma il naso della dottoressa no, e dai, e no, e dai, il naso no, no, ragù, non lo mangiare, levaglielo, no, il naso da, la ingoiare. Oh, grazie, un numero di alta prestidigitazione, il numero del naso ingoiato, eccolo, no, la giacca è nuova, ci abbiamo solo questa, siamo in crisi, ah, c'ho solo un grigio. Paura. Cosa non si fa per dare tempo a Matiacic di calcolare? La probabilità di farlo a questo punto della partita, cioè dal secondo al settimo pacco, è dell'ordine di 1 su 1000. 1 su 1000 ce la fa. 1 su 1000, certo, come il noto brano. Allora, 4 blu trovati, atmosfera allegrissima, c'è Ragù che gioca, il naso della dottoressa. Sì? Le rimetto il naso, sì. Allora, tiro delicatissimo, perché andiamo a mettere ancora di più le fondamenta per uno specialone che varrebbe 100.000 euro di nuovo sul tabellone. Allora, il 2 Rocco la Basilicata. Buonasera a tutti, ciao Flavio. Buonasera, rock and roll da Potenza, troppa Potenza, poca Potenza, 75.000 euro. Mannaggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiri fatti. Possiamo trovare 3 blu di seguito e rifacciamo lo specialone. Guarda un po' che ti dico. Ciabatte, immagino quelle da nuoto, quelle da spogliatoio prima di andare in piscina. Credo sono quelle, bellissime, tutti le abbiamo portate da grandi e da piccini. Rana, uno dei tuoi stili, ma anche la rana che il signor Stefano ha donato alla dottoressa. Crac, crac, grazie di Persio, sulla tua abilità, la vostra abilità. Applauso ai nostri cameraman, guarda qua. Di fil di ferro, crac, crac, crac. Questa è la dottoressa che va a mensa. Crac, 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 crac. E il mio bellissimo trattore. Del resto si sa, non sono un conduttore, sono un conducente. C'ho pure la patente C. Guarda che bel trattore con rimorchio, wow! Allora, l'uno Molise Donatella. Buonasera a tutti. Donatella sempre più bella. Grazie. Buonasera. Mario, sei un delinquente. Grong, 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 grong. Dice non inquadrate mai il Molise a Basilicata, stasera abbiamo inquadrati bene, 250.000, 75.000. Mannaggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiri. Professore, la prego, porti un po' di speranza in questo tabellone che diventa un pochino anemico. Purtroppo, sa, ci sono varie ricette in questo momento per migliorare la situazione. Un po' come la carbonara, che si può fare sia con la pancetta che col guanciale, insomma, a seconda delle scuole di pensiero. Aspetti, lei non si abbocca, va così. Lanciamo il sondaggio. Qua succede, lei ha aperto un mondo. Qui è neanche Roma-Lazio. Scriveteci, pagina Facebook, affari tuoi, guanciale, pancetta, tutte e due, solo quello. Quanto, quantità, proporzioni, uova, lo so. Diego, guarda, già sta la litiga ai nostri. Lei si avventura in una matematica. Non lei passa così nei massimi sistemi, Diego. Ma... Comunque, quesito, sondaggio. Aspetta, maestro Nigro ha messo il pianoforte a lutto, ha listato il pianoforte. Maestro? C'è solo una verità. Sia con uno che con l'altro, due piatti, non si offende nessuno. Allora, da un lato abbiamo circa il 10% di riuscire a ottenere uno specialone raddoppiando i 100.000 euro ancora in sì. gioco e giocando normalmente. Dall'altro, se dovessimo seguire la strada delle ultime due chiamate,
andiamo avanti così e c'è ancora la Iella da 60.000 euro. Iella da 60.000 euro, ma che non auguriamo assolutamente alla nostra bella Giulia, nuotatrice, ingegnere meccanico, ragazza che si è già saputa riprendere all'inizio dopo la chiamata dei 500.000 euro, lo saprà fare di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 tiri. Spariamo una bella doppietta blu, tuffiamoci con te in piscina, troviamo l'acqua blu. Speriamo. Ad affarito il blu mi piace molto di più del rosso, poi alla fine mi piace il rosso, ma all'inizio è tutto blu, nel blu dipinto di blu. Allora il 3, l'Emilia Romagna, red. Red. Buonasera a tutti, ciao per Flavio. Ormai mi è diventato veterano, vanno via i concorrenti, il giovane red, il figlio dei Pucciarana. Bravo Mario. Qui ci vuole il passo della rana, qui ci vuole il movimento del ranocchio, che i concorrenti sanno, conoscono, ne abbiamo parlato nei nostri camerini segreti. Il 4, Friuli Venezia Giulia. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Flavio. Sempre più bella anche quando non è colorata, essenziale, in scuro. Aia! Mi molli così tu all'improvviso. Giulia, perché mi sei intermittente? Non so, sinceramente non lo so. Pure nella vita sei un po' così? No. Mi sembri una tenace, un'intelligente, attenta. Sì. Perché non ci credi tu? Se non ci credi tu io non no, posso... No, io ci... Calma, calma, professore, dica, integri lei. No, piuttosto, piuttosto ordino, non integro. No. Integrare è un'altra operazione matematica. La concorrente è troppo ordinata. Fra le 210 possibilità di scegliere i 4 pacchi rossi da aprire, ha scelto proprio i 4 più rossi, i 4 più grossi. Cioè, è troppo ordine precisa nelle... I 4 più grossi, ha lasciato i 6 più piccoli, la probabilità di riuscirci, una su 210. Del resto è ingegnere però, cioè, parlate per te voi. Sono stata brava. Matematica. Come ingegnere sei perfetta, la dottoressa sei il concorrente ideale. Ma che buonasera, l'abbiamo già salutata, che vuole? E Giulia è un po' in difficoltà, chi non lo sarebbe? Ha un video, una foto, un racconto, una sorpresa per ridere un po'? Ma certo, conosciamo la meravigliosa Giulia nel suo elemento, l'acqua. Vediamo. Quella. È fratellino? Sì. Come si chiama? Cosimo. Cosimo, quanti anni ha adesso? 19. Qui eravate bambini, due bambini, bellissimi in acqua, bellissima foto. Ma neanche il nostro Franco Bertini fa queste foto, Alessio o il nostro Via Frate fanno delle foto così belle sott'acqua. Poi, sempre nell'elemento, quella gara, qui si fa sul sì, serio. È una gara, sì. A Empoli. Tu sei stata campionessa? Regionale. Regionale. Sì. Anche con ecco, la muta tipo Phelps, sì. la mezza muta. Mi pare pure qua. Dice Giulia c'aveva il terrore dell'acqua, ma pure qua te la fa, dice che è sta cosa. Ma, davvero da piccola non ha mai? Sì, fino a 5 anni. Senti, ma anche tu sei come le grandi nuotatrici che se vedete il fondo nuotate con piacere in mare che non vedete il fondo. Una paura, non ha mai. È terribile. Ancora adesso? Sì. Ci vai o proprio ci sei? Vado, ci vado, ma con la paura. Sì? Sì, sì. Tu dici una cosa che... Ah, bello, medaglia. Qua, questo è? Questo è regionale, sì, a Livorno. Ma questa cosa del mare, secondo te, non si vince mai? Questa paura? Non lo so, io da piccolo ho rischiato anche di rimanere sotto qualche onda, sì che forse viene anche da lì. Cioè? Mare mosso? Sì, c'erano le onde, giocavo e poi sono rimasta sotto a 2 o 3 onde di seguito e non venivo più su. Ah, ecco, infatti sei da sirena e hai imparato a respirare con le branchie sott'acqua. È bellissima. Aspetti, questo devo chiedere. Come si chiama il tuo allenatore? Marco. Ma è vero che non sa nuotare? Poco, sì. Ma come poco? Però è un bravissimo tecnico. Aspetta, Mattiaci ce l'ha fatte le medie? Cioè, dico, è come se Mattiaci cioè, ne avesse fatte, ma insegna la matematica, com'è? Cioè, come si fa a insegnare il nuoto? Che ha studiato tanto. Alla lavagna? È un grandissimo tecnico. Cioè, quindi se uno gli dice, vieni in acqua, fammo vedere, lui dice... No, no, lui entra, noticchia però. Entra, noticchia, noticchia, vabbè, salutiamo Marco, mi piace. E io da domani voglio fare il maestro del pianoforte. Io mi metto là da domani, dico, fa un po'. Com'è? È bello, mi piace. Oh, ma si impara delle cose, si fa affari tu anche per quello, per delle curiosità. Lanci un salvagente, lanci un salvagente. Aia, si può cambiare, è un salvagente oppure dribbli. Non la vivere come...
una possibilità esclusivamente negativa. Veramente, Giulia, magari lo è, magari tu hai 50.000 euro e non bisogna fare niente, però anche soltanto regalati 30 secondi a bordo piscina o anche già in acqua attaccata al bordo, così che scherzi con l'acqua, parli con l'amica a fianco nell'altra corsia e intanto valuti un centesimo, il cucciolo anche stasera che vi mostreremo tutti in rosa, 50.000 euro, dopo arrivano tre tiri, ma quelle sono tre bracciate che facciamo dopo, pinneggiamo dopo. Adesso cambiamo corsia oppure no? No, è troppo rischioso, no, non cambio. Il 12, va bene quello per ora. Rimaniamo là, rimaniamo aggrappati alla ciambella, alla boa numero 12. Ripartiamo. E brava Giulia! Okay, il 5 è l'Abruzzo. Buonasera Ciriaco. Buonasera a tutti. Buonasera l'ingegnere. In corsia 5, 5.000 euro. Dai. Spettiniamo un po' il tabellone, troppo ordinata, andiamo nel blu. 13, la Valle d'Aosta, Erika. Buonasera a tutti. Bellissima Erika, il suo sorriso, la donna di luce. Vediamo quanto ci costa la luce stasera. Oh. Questo lo canta la dottoressa, brava Giulia, Vasco, brava Giulia. Giulia, che succede? Sei fidanzatissima, innamoratissima, felicissima? No, assolutamente no. E com'è che stasera io la sento questa interruzione nella forza, come fosse Guerre Stellari? Che c'è, mio bel Luke Skywalker, che non ti convince? Mannaggia, pure la dottoressa Berardi mi aveva dato una cosa da leggerti durante la partita. Senti che bella, è di Walt Whitman, salto, sembra scritta per te. Salto, nuoto, canto, e come una rana, stasera serata anche di rane, ho scelto l'acqua, la terra è per vivere. Ma è l'acqua che ti fa sognare, che sia una guizza, che sia diluvio, che sia tempesta, troverò sempre una ragione per far festa. La dobbiamo ritrovare, Giulia, la dobbiamo ritrovare, una ragione per far festa, per zompettare. Come manca uno? Uno, zompettiamo nel blu. 6, il 20, il 7, l'8. Ti presento la nuova arrivata, la meravigliosa Alfonsina che prende il posto di Alessia. Buonasera Alfonsina. Buonasera a tutti, mi chiamo Alfonsina, vengo dalla provincia di Napoli, Gragnano, città della pasta. E infatti la signora anche di quello si occupa, la regina della pasta. È ora di cena, si cena tutti insieme con Alfonsina. Grazie Alfonsina, ben arrivata. Il 18, il 10 di Emanuele Filippo, Francesco il barman birichino che l'altra sera ha rifilato una botta gigantesca a Alessia, ma magari stasera c'è un blu. Allora, il 6, il Veneto, Adriana. Buonasera. Buonasera Flavio. La bella Adriana, ci aiuta oppure no? Tra nuoto e taekwondo che facciamo? Vedi le ciabatte! Tra ragazze che fanno sport, via, nello spogliatoio. Invece questa è un'antica ragazza che faceva sport adesso. È brava Giulia, sì, è brava. Non si è arresa e sta pensando, come i grandi campioni si sta interrogando, sta cercando di capire cosa è successo, cosa sta succedendo. Finalmente una sorpresa per Giulia. Ciao Giulia, ti ricordi ancora di noi? Noi siamo sempre qui. Ma ora divertiti, ma dopo tu ce la recuperate. Quando tu vieni a cena da noi, vettici per tempo, non arriva sempre all'ultimo minuto, dai, a furia. Ciao. Allora, da sinistra. La mia mamma, che Barbara. Si chiama? Mamma Barbara. Cosimo, il fratello. Cosimo, il fratellone che abbiamo visto da piccolo in acqua con te. E mio babbo, Marco. Com'è sta storia che arrivi sempre tardi con furia, con perché furia? Io faccio mille cose, come hai visto, quindi non c'ho mai tempo. Loro mi invitano a cena, vengo ma un mezz'ora e scappo. E arrivi lì a cavallo, arriva con furia a Firenze e lo so, c'è da fare. È legatissima alla famiglia. Vediamo, è legatissima a Cosimo. Gelosissima, la sorella gelosa. Sì, no, sì. Vabbè, non tanto. Però ti voglio bene. Sei illuminata, finalmente siamo riusciti a farla sorridere. L'uomo della mia vita è lui. Come? L'uomo della mia vita è lui. Perfetto, allora, è uomo avvisato, mezzo salvato, saprete che avrete sempre di mezzo. Il nuoto, la piscina, fratello. L'ingegneria, il fratello, la madre, il padre e Furia. Furia quando arriva a cena con Furia. Vabbè, basta sapere. Cambio offerta, rimaniamo in quella corsia, ci rendiamo da un'altra parte, Giulia.
Ti prego, continuiamo a sorridere. Rimetto la foto di Cosimo. Rimettete la foto di Cosimo. Mi sorride. Rimettete la foto di Cosimo. Guarda lì. Oh. E infatti sorride. C'è come un contatto elettrico, elettromagnetico, sentimentale. Foto di Cosimo ride. Tabellone, triste. Piange. Foto della dottoressa, tristezza. Cambio offerta, pensiamoci. Ti ricordo che ancora siamo in tempo anche per aggrapparci a una ciambella fatta a forma di iella, fa pure rima. Qua sotto gli i fidanzatini di pene. Grazie, infatti. Ma mi sembra, se la ricorda la sigla finale di TG Luna, con i pupazzi di Velia Mantegazza, con la musica di Steven Schlax. Noi abbiamo Nigrox. Giulia ci sta pensando, una ragazza sera, un ingegnere ci pensa. Io vorrei cambiare. Cambio, accetto il cambio. Cambiamo, quanti ricordi, maestro Nigro, pure Steven Schlax. Applauso al maestro Nigro. Eravamo felici, si mangiava tutti insieme, le famiglione italiane. Vada, vada maestro, cambio, cambio, cambio. Il 20, il 7, l'8, la nuova arrivata col 18, il 10 di Emanuele, il 14 al centro, l'angelo della sala operatoria Domenico col 19. Erika, che ti ho fatto? Che ti ho fatto? Ah no, pensavo ti ho fatto qualche guaio. Rimettete la foto di Cosimo, mi sei intristita. Fatela scegliere il cambio con la foto del fratellone. Cambio col 18 la Campania. Allora, questo gufetto pianoforte è un portafortuna? Sì, me l'hanno regalato i miei quando ho cominciato a suonare pianoforte. Quanti anni fa? Un anno fa. Portafortuna novello, Alfonsina, subito nella mischia. Beccate sto pacco di pasta di Gragnano, io mi prendo il tuo 18. Allora, adesso sono tre tiri. Se vuoi veramente, tanto i valori poi li scopriamo aprendo le scatole. Ah, che bella! Oh, ma sorridi dappertutto, meno che qua da noi. Oh, sorride col fai, sorride al pianoforte. Dove qua? Ma gli avete fatto qualcosa? C'è tensione. Sicuro? Gelosa. Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno. Luciano Ligabue. E parla sempre di partire, senza posti in cui andare, prendere soltanto il primo volo. 14 la Puglia, Francesco. Ciao Flavio, buonasera, buonasera a tutti. Francesco da Ischitella, siamo chi siamo, vediamo però nel 14 come siamo. Oh, un centesimo! Siamo quelli che un centesimo chiamiamo! Si sente una canzone da lontano. Un popolo specialone. Due blu. Siamo. Sa che cosa sia la pace, non dorme senza un po' di luce, ancora un altro segno della croce. Di tutte quelle strade, saperne solo una, qualcuno ci avrà messi lì. Siamo chi siamo, il prezzo di una mela per Adamo. Siamo l'8, Trentino Alto Adige, Nazareno. Ciao Flavio, Nazarena, siamo nelle tue mani, numero 8. Posso aprirlo io? Vai, senza aprire Nazarena, come fosse in piscina, vola lì, Giulia. E c'è neanche un punto per 1-0, invece che 100 euro, 1000 euro non possiamo fare festa. E non possiamo giocarci 100.000 euro in più. Vabbè. Eri stata bravissima. Abbiamo rimesso le cose più o meno in una strana parità. 30.000 è il valore massimo nei rosa. Oh, c'è ancora qua, eh. Non si può fare lo specialone, ma ancora possiamo combattere. Dobbiamo combattere i 100 euro il cucciolo. Vuoi rivedere Cosimo? Cosimo, Cosimo, Cosimo. Me si rintristisce. Oh, vedi? Ascolta. ragazzi. Proprio veramente, c'è un contatto elettromagnetico sentimentale. Andiamo sul 20, la Liguria. A me mai fa effetto al contrario la foto della dottoressa. Buonasera a tutti, buonasera Flavio. Buonasera Davide, siamo nelle tue mani, aiuta. Sei, cucciolo. Annaggia. Grazie.
professore, a chiamare al contrario. Purtroppo fatto un capolavoro. L'ordine è importante quando si sistema a casa. È importante anche ad affari tuoi e in matematica in generale. Alcuni dei teoremi più fondamentali della matematica si basano proprio sulle permutazioni e sulle proprietà degli insiemi e dell'ordine che hanno gli insiemi. Maestro, da Ligabue e Mozart anche stasera, perché anche stasera vi parliamo di Mozart. Ce l'avete suggerito voi, guardate, quando vi diciamo che il programma non solo voi lo seguite, lo migliorate, ma proprio ce lo suggerite, ci condizionate positivamente. Ci avete continuato a scrivere, ma ragù, quanto è bella, ma di chi è, lo voglio adottare, lo voglio adottare. E noi, chiacchierando nelle riunioni, abbiamo detto, ma affari tuoi, riusciamo sempre, grazie a voi, insieme a voi, a dare una mano in tutte le campagne sociali. Ma come, non pensiamo pure ai nostri amici a quattro zampe? E allora, ragù, ripeto, già adottato Migliaccio. Invece Mozart va adottato, è un trovatello. Inutile, neanche ci voglio stare sopra al discorso che gli animali non si abbandonano. Insomma, mi sembra proprio di raccontare dell'acqua calda e quella fredda. I volontari meravigliosi dell'OIPA di Agrigento lo hanno curato, l'hanno trovato curato, sottoposto a tutti i controlli veterinari. Il cane è perfetto, se fosse una macchina di Davide, tutta tagliandata, perfetto. C'ha 2 mesi e mezzo, diventerà un cane piccoletto da viaggio, una borsetta così, un po' neanche i manici, la portate così a spasso. Che gli manca? L'altra sera gli manca un televisore per guardare Affari Tuoi insieme a voi. Insomma, una famiglia che si faccia adottare dal meraviglioso Mozart in sovraimpressione. Tutte le informazioni, altrimenti scrivete a noi, Affari Tuoi Facebook, insomma, se volete Mozart, il modo per trovarlo e trovarci lo trovate. Viva Mozart, il Paco Cucciolo. Dottoressa, bau, io adotto lei, speriamo che qualcuno presto adotterà Mozart. Non ti arrabbiare, certo il tabellone è un po' così. Per carità, fuori da qua 30.000 euro, si viene ad Affari Tuoi, lo diciamo sempre per sognare di più, ma comunque 30.000 euro sono tantissimi, ci sono anche i 20.000, i 10.000. La dottoressa te ne offre 7.000. Quanti pacchi? Dopo saranno 3 tiri, altre 3 tiri. Tre bracciate e saremo in dirittura d'arrivo. Non saremo proprio al traguardo, saremo dentro, sotto al traguardo, ma ancora sarai assolutamente in gara. Poi certo dipenderà da te come. Ti auguriamo soprattutto, come dice il professore, al di là di essere ingegnere, ordinata, disordinata, soprattutto fortunata. Di spettinare il tabellone per come si conviene, cioè con i 100 euro. Posso fare un saluto intanto? Scambetto. Come? Per prendere un po' di tempo, posso fare un saluto? Certo. Volevo salutare il mio quartiere a Firenze, mi hanno detto, si chiama Isolotto. Giustamente, nuota quindi tutto il giorno il quartiere Isolotto. E allora, ce l'ha, no, è solo un nome. Sì, perché sì, siamo così. Isolotto. Mi hanno chiesto, e poi tutti i bambini di piscina. Certo, della tua piscina. Volevo ringraziare il mio capo di lavoro, insomma, che mi ha permesso di stare qua. Certo. Sia in piscina che si ha la fortuna di lavorare, ma si devono avere dei permessi per venire ad Affari Tuoi, quindi ringraziamo questo. I vostri datori di lavoro. Allora, applauso per l'Isolotto, per i bambini e per il datore di lavoro della bella Giulia, 27. Io direi che tutta l'offerta, ringrazio la dottoressa, vado avanti. Allora, 12, la Campania. Il tuo, quello di nuovo, che era il tuo. Buonasera, Paco. Alfonsina. Quella era la scatola di Giulia, l'hai data via. Allora, domanda. Dando via 10.000 euro, cosa hai preso? Di più o di meno? 100 euro o 30.000 euro? Lo sgambetto o 20.000? Quando vi dico che Affari Tuoi non finisce mai. La piscina di Affari Tuoi è infinita, probabilmente perché siamo un mare, non siamo una piscina. Ci sta dentro tutto di voi, tutto quello che portate da fuori, delle vostre vite, e lo regalate a noi. Il 7, la Lombardia, Stefano. Ciao Flavio, buonasera a tutti. Dalla piscina al Gorlago, tu famosa dell'A. 100 euro! Va bene. Uno almeno lo porto. Certo. Allora, dieci o 19, gustati il momento dell'abbracciata, senti l'acqua, come la meravigliosa frase che ha trovato per te la dottoressa Berardi. Troviamo sempre un motivo per fare festa, l'acqua ci fa sognare, staccati dalla terra. Qual è la fontanella giusta, qual è l'acqua giusta, qual è il mare più bello? Domenico e Manuel, senti l'acqua, l'aria. Io direi il 10, la Calabria. Buonasera a tutti. Emanuele, Emanuele. Aspetta, fermo. Vengo io.
Fermati a mano. Non fare gesti. Vuoi rivedere Cosimo? No, no, aspetta. Vabbè. Pronti con la foto, se il pacco è brutto, eh? Com'è? Com'è? Sgambetto! Cosimo, Cosimo, Cosimo! Finale di felicità! E ho capito! Cioè, no, ma lei veramente! No, ma è una donna della cattiveria! Ha detto, vediamo cosa prende nello sgambetto! Che è prima di questo. Se c'è di mezza, si dimezza la foto di Cosimo. No, grazie, dai. No, dai, no, 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 no. Cioè, pensa se come tesoro gli facevamo entrare Cosimo dal vivo. Per favore. Cosimo, pensa a Cosimo. Cosimo, tu e Cosimo, allora, Cosimo e te. Siccome è Virtus in medio sport. Però occhio perché sei da più di mezza proprio lì, Alessia. No, cioè, non te voglio... Ti apro questa e ti dico intanto cosa non hai preso. Le rose che non colsi, Gozzano. Chiama i vicini. Che per forza. Pensa, andavi a chiamare. Cioè, però tanto siamo alla fine, non vale? Vabbè, apriamo, va. La tua opzione è... Spero che non valga. Ci pensa lui, siamo finiti. Sei salva. Wow. Sei salva. Foto di Cosimo. Papà vero, ci hai creduto, naso di velluto. Sì, sì. Ma per favore, ma offra 29,9, sono il periodo dei saldi. Ma tra 20 e 30 mila, offre 29,9, andiamo a cena che proviamo sta carbonara con tutto dentro. Su tutto però possiamo discutere una cosa, siamo d'accordo, come dice il mio amico Antonio, cipolla mai, cipolla mai, cipolla mai. Lei allora mette... facciamo tre. Lei pure che la cipolla mangia. Beh, bisogna provare. È un silos, è un silos che suona il pianoforte. Sì, lo so. Giulia, Cosimo, non guardare me. Ho capito che forse è un po' che colpa mia, mi sono messo sto grigio. No. Sembro un'oliva ascolana andata male. Salutiamo gli amici di Ascoli, salutiamo l'associazione Oliva Ascolane. La dottoressa proprio si aggrappa fino all'ultimo quando dice non ce vanno sta, e non ce vanno sta. Vinci, ma lei dice cambio, lei dice cambio. Tu ispirati però con la foto di Cosimo. Se vuoi ti faccio rivedere Cosimo in acqua, Cosimo che va a scuola, sai come i pazzetti? Cosimo che va col motorino, Cosimo che viene sospeso a scuola. Allora a questo punto, Flavio... Hai cambiato già una volta. E hai preso i 20.000 dando via i 10.000 o hai preso i 30.000? Allora... A questo punto, comunque dimmi. Vada, sarà un successo. Certo. Sembra che alla fine è andata anche bene rispetto a come era partita. Eravamo partiti chiamando 500.000 euro, si rischiava di dover dare dei soldi noi all'anziana, al telefono. 3.000 ce li ho di già. 3.000 lei vinti con la testa lì, con la gabesa, con la calza. Quindi? Dopo ci voglio però pure. Che sia... Metto tutti dei piatti di carbonara, metto dei piatti di carbonara per terra. Poi questa è la mia data di nascita e di mio fratello anche, perché io sono il 18 giugno e lui il 18 dicembre. E lui il 18? Dicembre. Dicembre. Il 19 è il giorno dopo che festeggiate, quando tu e Cosimo ancora state a parlare del compleanno. Vuoi prendere il 19 o vuoi tenerti il 18? A questo punto... E la dottoressa pensi che non possa essere, stiamo solo chiacchierando, decidi sì. Tu, No, magari sai, fa quelle cose, io so che tu sai che io so. Sì, ma comunque avevo 10.000, al massimo ho preso 20.000, sono andata male, va bene così. Rifiuto il cambio e vado avanti. È un finale struggente. Sembra un pirata dei Caraibi. Tensione, non si scherza più. Vado io? Andiamo ha portato insieme. Bene due volte... Vado io? Sì, aspetta, se l'accesso ai 30.000 non porta bene. Cioè se... No, dico, devi andare concentrandoti che là ci siano i 20. Guarda Cosimo. Lasciatemi Cosimo, porta fortuna. Aspetta, giù le luci, maestro Giusti. Aspetta, aspetta. Grande Cosimo ha una canzone preferita? Sì. Mettiamo... Qual è che avevo scelto? Lost in the Weekend. Lost in the Weekend. Persi nel weekend. Lost in the Weekend. È la canzone di Cosimo. Sì. No. No. Gli piace. Gli piace. Beh, se piace a Cosimo, piace a noi. Io guardo
qua quando, ma tu avrei. Aspetta. Tu mi fai l'esultanza se lì ci sono i 20.000, eh? Aspetta. E altrimenti io sto qua, non mi azzarderei mai. Speriamo. Attenzione, tra 20.000 e 30.000 euro. Vabbè. Lascia su. 20.000 più i 3.000. I 3.000 servono per il regalo a Cosimo. Giulia, 27, ne abbiamo 20, 23.000. Più o meno ci stiamo. E adesso andiamo a farci la carbonara con pancetta, guanciale, tutti insieme. Cipolla, grazie! Sono Cosimo. Sono Cosimo. Ciao. Se Dio vuole ci vediamo domani sera. Voilà. Non ha bisogno di presentazioni, ma io ve lo presento lo stesso perché per me è un piacere annunciarlo, per voi guardarlo, Don Matteo, la decima stagione, grazie! Da parte dei miei amici di Don Matteo, Terenzi Dino Frassica, Simone Montedoro, Pietro Pulcini, Francesco Scali, Natalie Ghetta, Dario Cassini, attori, attrici e... Don Matteo 10, ma che voi dite più? Buona visione!